Magari c'è un ospite, bro, vieni qua, dai, dai. E con chi stiamo a parlare? Con chi? Matteo Sabba, benvenuto. Io faccio l'advisor nella vita, oltre che fare l'investor per una serie di aziende, alcune di queste anche quotate in diverse piazze borsistiche. Internet non ha bisogno di questi personaggi, di gente che non vende nulla, che millanta. Allora, quindi Matteo, guarda, assicurati di essere reperibile, così ritiri la denuncia, c'è il mio nome, c'è il mio Solo che cognome. lingua c'è. La domanda che farei in questo caso è effettivamente se è stato commesso un illecito nel corso degli anni da parte di Matteo. Ci sarà qualcosa? Una sentenza? Un processo? Non c'è niente di fatto, no? Al di là di questo articolo. Anima Pazzesco. dice cose completamente Esatto. opposte a quelle che abbiamo sentito oggi da Matteo Sabba. Questa storia mi puzza. Sì, è successo un patatrac. Più che patatrac, diciamo un troiaio contrattuale. La holding è una Ok, qual è la tua società operativa? Mettilo sui 2 milioni di euro. Vattela a cercare, scaricati i bilanci, Lo fenomeno. ha fatto, lo sta Ok? facendo, quella apriamo in live. Ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto Che che non ti cazzo hanno hai fatto entrare? Ma lo sai come sono fatti i russi? Sì, ma io ne ho 4 di Ferrari. Buonasera, come sta? Dico per me cos'è il lusso, non è avere la Ferrari, la casa. Il vero lusso è poter programmare e dire che cosa farò fra un anno e mezzo. E poi farlo. Quello è lusso. Non c'è nessun Aspetta, ma contratto. che Questa ne gente qui sai? rovina il web. Se io sono un uomo libero. Che è successo qui? Non è ancora successo. Matte, ma fammi un buchi. Diletto itinerante.